Le piramidi di Giza sono delle strutture a forma di piramide costruite dagli Egizi. Venivano costruite solo sulla riva occidentale del Nilo. Non c'è ancora alcuna spiegazione sui motivi della scelta dei siti per modificare le piramidi spesso a notevole distanza l'una dall'altra. La costruzione di piramidi parte dal grande architetto egizio Imhotep, che realizzò la prima piramide 100 anni prima di quella di Cheope, per di Djoser. Tempo i faraoni si seppellivano in tombe chiamate mastaba. Imhotep ha avuto l'idea di mettere più mastaba una sopra l'altra, creando così la prima piramide a gradoni nel deserto di Saqqara per Djoser, secondo sovrano della terza dinastia. Il suo progettista, Imhotep, ne ebbe tanta fama ad essere ricordato nei secoli. Gli antichi egizi dovettero quindi impiegare macchine da sollevamento, che non avrebbe nulla da invidiare a quelle usate oggi nell'industria edilizia. Ipotesi troppo azzardate, forse, ma nel mistero delle piramidi può starci anche questo, fino al giorno in cui tutti i segreti saranno svelati. La piramide di Cheope sarebbe costituita da circa 2 milioni e mezzo di blocchi di calcare. Ognuno misurano in media 1,2 x 0,75 metri e pesante circa 2,5 tonnellate, con massi più pesanti, fino a 15 tonnellate. Complessivamente la costruzione contiene circa 2 milioni e 700 mila metri cubi di pietra e pesa circa 6 milioni di tonnellate, quasi il doppio dell'Empire State Building di New York. La grande piramide attribuita a Cheope è unica per il fatto che ha corridoi e stanze nella parte superiore della struttura, mentre tutte le altre hanno in pratica solo un passaggio che conduce ad una camera a livello del suolo o nella roccia sottostante. In origine era alta 148 metri e forse non per caso il Sole dista dalla Terra 149 milioni di chilometri e la base misura 320 metri di lato, ma col tempo le pietre lisce che la rivestivano furono asportate per essere utilizzate nelle costruzioni medievali del Cairo. Dopo Giza, i faraoni della quinta e sesta dinastia fecero innalzare piramidi a Saqqara e nella vicina Abiqir, ma le loro pietre erano lavorate in maniera rozza e quando le generazioni successive